Bella bimbi, benvenuti in questo nuovo video. Siete di sera ad Amsterdam e volete mangiare qualcosa di veloce senza sedervi a un ristorante, oppure semplicemente i ristoranti sono già tutti chiusi visto che chiudono prestissimo. Stasera street food Amsterdam by night. Partiamo dall'Eitsplein. Siamo proprio a tre passi dalla piazza. Prima cosa, ci facciamo un antipastino olandese, crocchette di Febo. Andiamo. Febo, iconico fast food a sportelli, quindi paghi, apri lo sportello, pia tu roba e via. Se volete vedere tutto il menù, c'è un video a riguardo sul canale. Recuperatelo. Comunque, adesso mi piglio un bel bun. Mi raccomando, chiudete gli sportelli. Bami, devo dire, uno dei miei preferiti. Praticamente è una frittatina di pasta, più noodles che pasta. Sicuramente poco napoletana, molto speziata, più sud-est asiatico, diciamo. Comunque proviamo. La panatura non è delle migliori, però dentro molto saporito, veramente buono. Si sente molto spezie. I noodles sono un po' una pappetta in realtà, però le verdure dentro sono molto saporite. È proprio verdure e spezie il sapore. La panatura è quel che è, molto industriale, proprio si vede, sembra finta. Però dai, 3 euro al volo, secondo me ci sta. Seconda cosa che proviamo, frikandel, olandese al 100% stavolta, senza influenze. Come sempre, picchi il telefono sul lettore e magicamente approvato, vai. Questo devo dire che a vederlo è piuttosto brutto, eh. D'altronde la bellezza non è il supporto. Sarà buono? È caldo, non so cotto come, però è praticamente una specie di wursterone olandese. Non so minimamente di che carne, cosa ci possa essere dentro. Sicuramente delle spezie anche qua. Comunque, proviamo. La pelle fuori abbastanza tenace e dentro è morbidissimo. Sembra quasi un polpettone. C'è proprio la cosa più vicina e riesco a associarci. Un polpettone pure decente, dai. Non voglio dire cattivo. Alla fine non è la cosa che mi prenderei. Prenderei il bami più di questo. Però so pur sempre 3 euro al volo. Quindi dai. Comunque la proviamo. Poi Febo in generale non la proviamo, cioè. Passi di qui se proprio sei rovinato o è tutto chiuso. Però una volta ogni tanto, una volta l'anno, non esagerate. Letteralmente accanto a Febo, Wok to Walk, che sono noodles cinesi, catena, comunque non una cosa artigianale chiaramente. Wok da camminata. Quindi ci prendiamo sto tocco di Wok e andiamo. Devo dire che me lo ricordavo più grande. Alla fine PC non è nemmeno gigantesco. Comunque si è pagato 13,80 euro, quindi in genere secondo me dal wok sì, paghi 12-15 euro, ma c'hai tipo una porzione immensa. Questo non dovrebbe nemmeno essere troppo un wok di qualità, quindi prezzo alto, porzione piccola, si parte male. Abbiamo preso sia forchette che bacchette, perché onestamente, allora, io in genere sta roba ma mangio le bacchette. Questo me lo mangio fuori, cammino, o non ho voglia di sta un'ora e mezzo per mangiarlo. Quindi forchetta e disrispetto per tutte le tradizioni che rappresenta questo wok. Mi dispiace, sono pur sempre occidentale. Il cameraman, bacchetta. Non gli interessa il fatto che cammina, è fedele. Io mentre cammino voglio essere comodo. Andiamo a vedere com'è all'interno. Comunque dentro sembra bello compatto, per quanto la scatola è piccina, comunque sembra bella piena di roba. Boia, bello pigiato. Abbiamo preso noodles d'uovo, quindi classici noodles, maiale, pak choi, che è cavolo cinese, salsa teriyaki e in teoria nient'altro. Ci sono delle verdure che ci sono comunque di base, c'è dell'uovo cotto che c'è di base e in più abbiamo cliccato medium spicy, anche se roba spicy non ce l'abbiamo aggiunta.
ce l'avranno messa loro. Comunque assaggiamo, ce li prendiamo come se fossero spaghetti. Dice, noodles non si mangia un po' così, ma ci si accontenta. Salsa teriyaki è forse il primo sapore che ti arriva, bello forte, effettivamente è anche piccantino, ci sarà una salsa piccante che comunque aggiungano loro di base e poi ti chiedano se lo vuoi piccante o no o quanto. Devo dire buono, noodles cotti bene, belli tenaci in bocca, comunque consistenza giusta, non facilissimi da mangiare come degli spaghetti. Prendiamoci un pezzo di maiale per conto suo, che forse non avevo detto negli ingredienti. Comunque di carne abbiamo preso il maiale, l'opzione era maiale, pollo, gamberi, o volendo anche tutte e tre insieme, basta e paghi. E anche manzo forse, anche manzo probabilmente, sì. Comunque assaggiamo il maiale. Boia, morbidissimo, bello saporito, veramente scelta giusta. Io in genere pior pollo in queste robe qui. Però, wow, prendiamoci anche un po' di verdure. Verdure non troppo saporite, vengano coperte comunque dalle salse. Belle croccanti, come vuole, diciamo, la tradizione. Bene o male in Asia c'è sempre quel croccante della verdura. Ora non voglio dire un po' rudina, ma un po' sì. Devo dire che non ci avevo delle aspettative troppo alte di Wok To Go. Comunque è pur sempre un fast food, per quanto un fast food di Wok, cioè tutti i Wok te li fanno al momento. Oh, e invece è buono. Vedi, a non dà fiducia a posti. Invece anche Pak Choi ci sta. Non senti troppo il sapore, ma ti dà quel sentore un po' più di naturale. Questa veramente una valida alternativa. Devo dire, avevo detto partiamo queste robe un po' più marce, Febo, Wok To Wok. E invece, vabbè, Febo, classico, marcio, lo sai. Se sei in vacanza tutto storto, te lo mangi e sei contento. Questo te lo mangi lo stesso. Questo è proprio apprezzabile. Terzo posto, terza catena, Moaz Falafel. Andiamo a vedere cosa ci offre. Si è preso una pita falafel, ovviamente falafel perché è il nome del posto, che fai? Pigli altre robe. Piccola, 7 euro, quindi prezzo alla fine, dai, abbastanza onesto, se è buona, perché se no no. Comunque, particolare, c'è tutta roba che ci metti dentro, che te la metti da solo, quindi self-service. L'avremmo potuto riempire di brutto e invece si è messo solo la roba giusta, che sembrava buona. Una salsa rossa, probabilmente al pomodoro, una salsa verde, che non so minimamente cosa ci possa essere dentro, delle cipolle e dei cetrioli sott'aceto. Quindi abbastanza semplice. L'insalata ce l'aveva già messa lui. L'insalata o la metti o la metti. Comunque, andiamo all'assaggio. La pita è letteralmente quella che compri al supermercato. Niente di più, niente di meno. Il falafel in realtà è anche buono. Avessimo preso un piatto di falafel invece della pita, secondo me è anche meglio. La roba sopra è aggiunta. Proviamo. L'unico morso ho dato era letteralmente pita falafel senza niente. Verdure fresche, comunque la cipolla ovviamente sapore forte. La salsa rossa completamente sparita. Non la vedo più nemmeno nella pita. Sembra non ce l'abbia messa. La salsa verde buona. Non capisco di cosa possa essere. Forse sento un filo di coriandolo, ma non una cosa che prevale. Comunque coriandolo non è un sapore che apprezzo e giusto un filo non mi dà noia. Però sì, dai, tutto sommato non è malaccio. Ribadisco, probabilmente avessimo preso solo falafel sarebbe stato meglio, però non lo fanno. Fanno l'opzione piatto o pita. Piatto, andando comunque a mangiarlo fuori a giro, non lo prendo. Quindi pita, più comoda, però la pita nulla di speciale. Però dai, probabilmente non lo riprenderei, però non è cattivo. Diciamo, ci sono scelte migliori. Già prima di questo mi pierei il wok. Se vuoi qualcosa di vegetariano, è una scelta adeguata. E poi che fai? Non ti pigli in dorcino? Ci si piglia una bella olibollen, frittella dolce di forma rotonda, tipica delle feste, Natale, Capodanno e un po' anche delle fiere di paese, ste robe qui. Comunque, stendettino proprio in mezzo alla piazza, non c'è sempre, andiamo. Insomma,
abbiamo preso due Nutella Bollen, quindi meno tipico sicuramente, ma Holy Bollen con dentro la Nutella, quindi sicuramente più buono. Andiamo all'assaggio. Vabbè dai, classe Holy Bollen, fredda, non capisco come mai, non te le scardano mai, o comunque magari devi arrivare al momento giusto e soccarde. Riempita la Nutella, quindi le dai quel plus che ti piace vincere facile. Vediamo, forse un po' stopposa, devo dire che è un proprio un bel tocco di impasto. Nutella dentro ce n'è, ma non ce n'è una tonnellata. 3 euro l'una, dici una volta ogni tanto, tempo di feste, fiere, robe, chi se ne frega, però palesemente pagato troppo. Però dai, stopposa, fredda, però è buona, oh. Alla fine mi piace. Zona Leitzplein finita, ci siamo mossi più verso Piazza Dam, siamo letteralmente al filo del red light, non so se vedete un po' di rosso dietro, e come dice sempre la mia mamma, le cose brutte succedono, meglio non andarsela a cercare. E quindi noi che si fa? Si riprende davanti una vetrina, così se non ci ha ancora rapinato o fatto fuori qualcuno, oggi è il giorno giusto. Tutto questo per the chicken tenders, ne varrà la pena? Speriamo di sì. Ci siamo allontanati minimo perché andassero a cercarsi, però non esageriamo. Comunque 7 euro di tenders con la maionese, 7 euro 3 tenders, quindi più di 2 euro l'uno, che però a detta del cameraman sono giganteschi. Vediamo? Vabbè dai, grossi sono grossi, eh. Ora, a detta del cameraman erano letteralmente così. Le ho detto, boh, mi sembra strano, però ho detto, vabbè, è tipo un pollo proprio tagliato per lungo facendo una striscia. Tiriamo fuori la maionese? Direi anche di no. Complicato, busta, un sacco di gente cammina. Le proviamo così. Non è male. Comunque il pollo è morbido, succoso. La frittura non è nulla di speciale, quello va detto. Forse anche un po' untina. Però dai, il pollo dentro, per la posizione che era, mi aspettavo molto peggio. Belli salati, forse anche troppo, un filo troppo, però dai, non so se pagherei 2,30 euro per questo tender, proprio a pezzo, però sera, letteralmente via luci rosse, meno non ti può aspettare. Poi, come fossimo in Italia, una bella fetta di pizza. Andiamo, vi lascio la sorpresa di dove la prendo. E voi pensavate che si mangiava una bella pizza. E invece New York shawarma. Quindi pizza kebab con la maionese. New York si è già provata nella classifica delle pizze al taglio di Amsterdam. Andate a vedere pure quello se non l'avete ancora visto. E perché pizza con la maionese? Perché uno dei miei youtuber preferiti è ossessionato dalla pizza Rossini. Se avete capito che youtuber è, scrivetelo nei commenti. Devo dire che un minimo ci si somiglia anche. C'ho un po' di paura perché sta maionese sembra tutto tranne che maionese uscita dal forno. Prima era molto più credibile. Però beh, dai. Primo morso praticamente era margherita, non beccavo niente. Ora proviamo davvero. Devo dire, shawarma bello saporito. Facessero delle belle pizze kebab con degli impasti veri italiani, proprio pizza reale, oh, io me la mangerei, ve lo giuro, secondo me buona. La metti su New York pizza, che t'aspetti, è sempre la solita robaccia. Se proprio esci là davanti te la mangi, non è che muori, però andassela a cercare. Soprattutto è già la seconda volta che la mangio nel giro di, non lo so, di un mese, due. Mangiata decisamente troppe volte. Però dai, c'è di peggio, c'è sicuramente di meglio, ma sicuramente, proprio non c'è dubbio. Anche perché la pizza, cioè, letteralmente schiaccia, colorata di rosso, mozzarella secchissima, shawarma bella saporita, maionese spaventosa e non troppo saporita, sa un po' di maionese stantia, devo dire. Quindi non è buona, però secondo me non starò male. Siamo letteralmente davanti ad Am, diamo un hamburger, perché dici perché no, comunque parte del cibo notturno. Andiamo a vedere. Quindi un bello smash burger, bel packaging, stuzzicadenti o comunque bastoncino di legno infilato proprio pam, nel mezzo, che
che tiene il panino fermo, anche se è da portare via. Lo leviamo, apriamo e vediamo com'è dentro. Vabbè, bello da vedersi. Due patti da 100 grammi l'uno di carne irlandese, lattuga, pomodoro, cetrioli, bacon e cheddar. Quindi una marea di roba. Anche se in realtà il bacon non ci doveva essere. Sicuro al 100% non ci doveva essere. Ci avranno sbagliato panino? Forse sì. Comunque, boia, bello difficile da reggere, che si sfarda tutto. Comunque, in qualche modo ce lo mangeremo. Forse era meglio mangiarlo a tavolino che mangiarlo per la strada, perché comunque regge il packaging, regge il panino, è tutto un po' traballante. E in più mi ero dimenticato salsa segreta, che spero non sia come la salsa della pizza di prima. Andiamo all'assaggio. Gocciola, brucia un sacco, e devo dire che il primo morso ho beccato solo carne e formaggio e non sa letteralmente di niente. Non partiamo benissimo. Diamo un morso un po' più là dove c'è roba. Bacon estremamente croccante, insalata gli dà un tocco di freschezza. La carne è praticamente in sapore, è come non ci fosse. Dà solo un po' di consistenza e tanto calore, perché brucia forte. Però fatta col fuoco, che ce li fa. Cosa migliore di sto panino? Il bacon. Bacon veramente croccante, bei tocchi di bacon. Considerando che non ci doveva nemmeno essere nel panino, devo dire, non lo so se sono proprio soddisfatto. Pagato 12 euro, quindi capisco che siamo proprio in Piazza Dam, però troppo. E per concludere, un bel dolcino. Siamo da René, che ha tutte le cose che ti fanno pensare che è una trappola per i turisti, ovvero fra Piazza Dam e Via La Luci Rosse. C'ha letteralmente delle patatine giganti davanti il locale e dici, entro, mangio male, rapinato. E invece l'internet lo valuta benissimo. Quindi sono fiducioso. Non ci ho mai preso niente, oggi churros. Andiamo a vedere. L'intento era prendere churros, però il cameraman non li mangia e quindi si è preso anche un Nepper Flap XXL, una pasta sfoglia alla mela, che per il bene del video assaggerò anch'io, anche se non è una cosa che comunque apprezzo in generale. Proviamo, sicuramente i churros saranno più buoni. Un quarto d'ora a morso per buttarlo giù, però era lo spigolo. Alla fine una pasta sfoglia particolarmente dura e stopposa, però le mele dentro sono buone, cotte bene, dorcine, smorzano un po', forse c'è anche un filo di cannella dentro, un sacco di zucchero fuori. Alla fine dai, non so male, 3,50 euro, Nepper Flap così, quindi dai, approvato. Però passiamo al pezzo forte, che sono i churros. Churros Casarecci, fatti in casa, artigianali. Li fanno loro e io non ci sono mai stato in Sardegna. A parte gli scherzi, impasto che sembra comunque fresco, poi non si sa, tagliato lì con la macchina, impasto scende tipo le forbici, impasto scende tipo le forbici. A quanto pare sono pure tutti italiani lì dentro. Io continuavo a parlare in inglese, parlo uno, mi risponde in italiano, parlo un altro, mi risponde in italiano. Il mio accento è terribile, però dammi un minimo di fiducia, capito? Churros, zucchero a velo e Nutella, pagati un sacco di soldi, letteralmente 12 euro, che sono tanti. Churros piccoli, perché comunque non è che ne voglio mangiare una tonnellata. Andiamo all'assaggio. Sembrano piuttosto duri, belli rigidi, però dai, sono fiducioso. Più che altro è l'unico posto che proprio vedi e te li fanno davanti. L'unico non è vero, però uno dei pochi posti. Belli hardy, Nutella harda, belli morbidi dentro ma comunque croccanti fuori. E poi c'è tutto sto zucchero sia normale che a velo. Devo dire che non ho mai mangiato churros cattivi in vita mia, Non ho nemmeno mangiato così tanti churros per poter dire che sono esperto di churros. Sarà tipo la quarta volta che li mangio in vita mia. Però boia, buoni davvero. Non vi fate spaventare dall'aspetto molto turistico, che questi ne vale davvero la pena. Penso nel video di oggi metterei
Come salato, primo posto, Walk to Walk, che mi ha sorpreso. Buono, non me l'aspettavo. E questi churros, che comunque c'avevo delle belle aspettative, perché comunque l'internet le consiglia. Però, boia, personalmente non mi immaginavo così buoni, e invece ne vale. Insomma, c'era roba decente? Sì, dai. Si è mangiato sempre bene? Non lo so. Comunque, valide alternative anche di notte, quando tutti i ristoranti sono chiusi, perché chiudono prestissimo. Devo dire che ce ne sono. Se siete arrivati fin qua, lasciate un bel mi piace, lasciate commenti, rispondete alle domande se sapete la risposta. Prendiamo questa scala mobile e ci vediamo al prossimo video.